grazie, Venus, Ridas, Ibis, con il 2-3, Vaisunas, Tadas, 4, Zubis, Thomas, 5, Astrausias, Nicolas, 8, Kalinaustas, Justinas, 8, Kaslik, Daniel, 14, Udimas, Thomas, 18, Rinkus, Pius, 13, Jonas, 15, Nasrenigius, 18, Rinkus, Pius, 21, Galecic, Ignaz, 23, Utters, Jonas, 32, Nicola, Jonas, Kasparas, Coach, Susas, Antonius. Adesso passiamo alla presentazione dei libri, invito il pubblico ad alzarsi in piedi per l'ascolto dell'inno di Babele, il libro italiano. Seconda semifinale di questa giornata si incontrano la Lituania e il Metaformia Basketball. Un Metaformia Basketball classificato secondo nel proprio girone contro
i campioni dell'Eurolega di categoria, la squadra lituana. Andiamo subito a vedere le formazioni là in campo. Metaformia con l'1-0 Polidori, 2 Policari, col 3 Carboni, 5 Scampone, 6 Spadagna, 8 Candelora, 17 Varga, 23 Giannetti, il coach è Eugenio Polidori. Assenti per infortunio Perez, Provenzani e Riccetti. Dall'altra parte il Lietovus presenta col numero 3 Vaizunas, 4 Zubris, 5 Astrauskas, 8 Kalinauskas, 9 Baslik, 13 Kliukas, 14 Butimas, 15 Narsvicius, 18 Rimkus, 21 Goliancic, 23 Puxte e 32 Mikalajunas, il coach è Sluzas Andrius. Lituania che ha vinto il proprio girone battendo la Polonia e battendo il Partenope Napoli, addirittura 52-110 il risultato nella gara contro la Partenope Napoli. Questa sera è chiamata a rispettare il pronostico che la vede sicura finalista di questo torneo. Non poteva essere da meno ovviamente la squadra polacca, visto che parliamo di giocatori di altra categoria. È un meta che giunge un po' incerottato a questa finale, a questa semifinale, vorremmo dire così. Mancano giocatori come Provenzani e Perez che sicuramente potranno dare un altro passo a questa formazione. Tutto pronto, si va al lato. Gli arbitri della gara sono il signor Matteis e il signor Graziano. Graziani, mi corregge Tiziana Palombi che guida la parte tecnica delle nostre riprese. Però per chi non li conoscesse, sono sempre quelli che hanno arbitrato fin qui le partite del torneo, quindi ormai li abbiamo imparati a conoscere. Tutto pronto, si attendono i quintetti. Varga, Policari, Scampone, Sparagna e Giannetti in campo per la squadra del Meta Formia Basketball. Meta che si è un po' sgonfiato dopo la sconfitta contro l'Itri nel proprio girone, ma dobbiamo anche pensare. Allora, non c'è Giannetti, ma bensì Carboni. Avevamo visto per un attimo Giannetti in piedi, forse c'è stata una correzione volante. Quindi Carboni nel quintetto iniziale. Diciamo, fin qui chi ha vinto il girone, come il Basket Itri, si è qualificato per la finale. Stessa cosa vorrà fare la squadra del Lietovus. Kalinauskas in campo con Narusvicius, numero 5 Astrauskas, numero 14 Butimas e completa il quadro il numero 3 Vaizunas. Carboni contro numero 14 ospite, si parte. Pallone per il Metaformia, Varga cerca la tripla, nulla a fare, era stato Butimas a cercare il rimbalzo. Si riparte con Astrauskas. Astrauskas cerca di superare avversari, subisce fallo. Primo fallo del Meta, è stato Carboni a mettere a segno l'azione irregolare. Due tiri allora per Astrauskas. Nicolas Astrauskas pronto per togliere la quota d'occhiale dal tabellone, però il canestro gli risponde negativamente. Seconda possibilità per il numero 5 della squadra lituana.
dentro il pallone 1-0. Parte Varga per Scampone, spende a Stauskas il passaggio per Varga, ora Scampone, Licari sparagna, poi si intromette sul pallone a Stauskas, sotto per Policari, dentro i primi due punti del meta. A Stauskas, pallone per lui, gancio a cercare il compagno Valzunas, tira tre, solo Ferro per lui, poi serie di batti e ribatti. Arriva Scampone per Varga, c'è sulla linea dritta Carboni, riesce in mezzo a due a passare, poi cerca Policari, doveva fare le battute per Carboni, Varga passaggio a cercare Policari, non lo va a fare, un minuto di gioco, tre punti in referto, pallone di Scampone, tiro di Scampone, lunetta per lui praticamente, 1-4, avanti il meta, a Stauskas consegna il pallone Kalisnauskas, palla fuori, metterà la Lituania con il numero 5 a Stauskas. C'è un problema con il tavolo. Uno a quattro punteggio, 8 e 46 da giocare. Allora per Stauskas. Sbaglio nel passaggio Stauskas. Sarà Varga a rimettere il pallone in gioco. Però bisogna passare al di qua. Varga fa partire Scampone, va Scampone ancora per Varga, il dialogo tra i due, Policari, Carboni riesce a intervenire sul pallone, Sparani è tutto chiuso, e Policari, Ferro va a fare per lui, Varga caccia la sfera, l'ultimassa sì, aveva nascosto bene il pallone a Stauskas per Narusvicius. Il movimento per Valzunas, poi Butimas si perde il pallone, arriva Scampone, lo viaggia dall'altra parte, lo accompagna Kalinauskas, Scampone contro Kalinauskas, il blocco ancora Sparagna, poi Scampone cerca la tripla, Ferro salta più alto di tutti, Butimas si prende il pallone di qua, il pallone per la giocata di Valzunas, gli ruba la sfera Policari, palla fuori, rimane in attacco per la Lituania con l'ottima giocata di Valzunas, la Stauskas a giocarla, il numero 15 per Nusvisius, Valzunas ancora, Nusvisius si gira, nulla a fare, a rimbalzo poi ci pensa Butimas. Parte dall'altra parte con Scampone per Sparagna. Allora recuperato a Stauskas. Dall'altra parte, qui è bellissimo il canestro messo dentro da Kalisnauskas. 5-4. In avanti la squadra lituana che ci ha messo un po' a carburare, ma dopodiché è partita veloce come un treno. Lo si genera a chiamare il time out dalla panchina del Metaformia.
Terminato il time out, si torna in campo. Studiano i giocatori dell'Inter i futuri avversari della Lituania. Due squadre non si sono mai affrontate in questo torneo, quindi sarà una finale inedita nel caso di passaggio della Lituania, mentre sarà un bellissimo derby nel caso di passaggio del meta. In entrambi i casi sarà una gara importante, perché chi vince va in finale. Allora, per Carboni, scampone, Snauskas chiama alla marcatura Norsvisius. Varga sotto per Carboni, si gira, è tutto chiuso, perde il pallone, può ripartire a Snauskas, si ferma il numero 5, allarga per il compagno Vaizunas. Snauskas, Snauskas, c'è il fallo di Varga su di lui. Spassi, non fallo di Varga. E qui c'è il tecnico per il coach della Lituania. Quindi praticamente un fallo che poteva essere a favore della Lituania si è trasformato in un passi e in un tecnico. Palla per Scampone. Palla sul ferro però. Potrà giocarla adesso la squadra di casa, tra virgolette, la squadra italiana del Metaformia. Scampone da Ebbe con Carbone, lo segue a Snauskas. Sale in marcatura Butimas. Varga tutto chiuso, non riesce a trovare il varco, bisogna tirare, ancora Varga, prova a sgattaiolare via, manda a vuoto un avversario, mette dentro. Bravo Varga a trovare il varco questo frangente. Passaggio in avanti per Kalisnauskas, anzi Butimas, anzi Vaizunas, nulla a fare. Poi la correzione al volo di Snauskas, nulla a fare. Policari a ripartire Scampone. Ora Varga, va a Scampone, taglia tutto il campo, lei in mezzo per Carboni, non la fare, Kalisnauskas riparte, Kalisnauskas, il cross to cross che vuole i due punti, contro sorpasso sul meta, parte Scampone, scuola Basket Scauri, Scampone, passaggio a cercare Policari, riesce in qualche modo a brancare il pallone, poi subisce il fallo da parte di Butimas. Thomas Butimas commettere il fallo, ripartirà Policari, palla che termina subito fuori. Spera da giocare per Policari. Si propone Varga, è servito Spalagna sotto. Subito bloccato di nuovo il pallone. Palla la Lituania adesso che riparte con Snauskas. Snauskas 7-6 a favore della Lituania. Norsvisius tutto chiuso. Riparte Scampone in profondità per Spalagna, prova a puntare Butimas, fuori per Policari, tentativo di tripla, ferro e poi dentro, di nuovo il sorpasso, sale al 9 il meta. Snauskas taglia fuori Policari con il blocco, poi Snauskas, ferro, ancora Snauskas sugli scudi quest'oggi. Tiro dalla lunga distanza di Butimas a Snauskas, ancora un imbalzo per lui. Taglia il campo per Kalisnauskas, il tiro e questa volta arriva la tripla per il giocatore lituano, 10-9. Scampone. Va Scampone, chiama il movimento ai suoi. Policari. C'è Varga in profondità, si propone Murato, palla fuori. 4-19.
per anni Calaiunas fuori Butimas. Il Calaiunas si è fatto notare nella gara contro il Polonia, contro la Polonia, per le sue bombe da fuori. Parte la gara, tiro non la fare Kalisnauskas, semina avversari già dall'altra parte, l'appoggio per Vaizunas, tentativo di entrata, qui bellissimo il movimento di Narius Vicius, mette dentro due punti che allontanano il meta adesso, 12-9 più 3 di differenza tra le due formazioni. Scampone per Varga, pronto ad entrare Polidori. Varga cerca il movimento, Spadagna a portare il blocco. Varga non può far nulla, allora Policari, terzo tempo, va a forzare, non trova, trova il canestro. Un attimo, non avevamo visto pallone centrale della retina. Pallone in profondità, Kalisnauskas mette dentro lui, 14-11 Kalisnauskas, mentre è pronto ad entrare Puxte. Questo dovrebbe essere un problema per il meta, visto che Puxte è alto 2,15 m, diventa difficile gestire il pallone sotto la plancia, e che Narius Vicius non è che abbia regalato chissà quali spazio. Intanto c'è fallo su Varga, su Carboni, scusate, non su Varga. Fuori Narius Vicius, dentro Puxte, entra anche Polidori, fuori Spadagna. Impressionante la differenza tra Polidori e Puxte, ci vorrebbero forse due Polidori per fare un Puxte. Riparte il pallone, va Carboni al tiro, il ferro, Puxte alza le leve, riprende il pallone, riparte Astrauskas. Astrauskas porta il pallone a passeggio, tiro di Puxte, anzi Mikalajunas. Poi Puxte si gira, subisce fallo da Policari, quindi pallone che torna a Puxte. Puxte che ha la possibilità di prendersi errati i due punti, ferro solamente per lui. Non è una possibilità per il numero 23, dentro il pallone questa volta, rotonda il risultato. Si parte Scampone, si propone Carboni, lo scambio tra i due, ancora Scampone, taglia il campo a cercare Varga, pallone portato a passeggio, Scampone, buona la reazione, va al tiro Ferro, nulla a fare, poi Puxte libera il proprio, la propria aria. Può ripartire in avanti la Lituania, Kalisnauskas, Puxte c'è da quest'altra parte, Puxte non riesce a incassare, poi ci prova due volte, nulla da fare per lui, neanche la terza riesce. Sembra facile segnare da lassù, invece Puxte non è riuscito tre volte a correggere dentro il pallone. Scampone per Policari, Carboni rimane a meno 4 il meta. Polidori in avanti, bisogna tirare, Varga tira, non va a fare, libera la propria area di competenza Vaizunas, può ripartire Astrauskas, esce Polidori in marcatura, Astrauskas prende il varco, non va a fare, non è recuperato da Varga, arriva Vaizunas a chiudere il varco, allora bisogna ricominciare da Policari. Calma Policari, poi Varga, lo scambio veloce dai due, pronto Giannetti ad entrare. Scampone, ancora un gancio a cercare Varga, non c'è possibilità di tiro. Tutto chiuso, Scampone cerca la tripla, ferro, poi Polidori, becca lui il rimbalzo, si fa trovare pronto, ancora Scampone. Varga sotto a cercare Carboni, lotta Carboni, palla fuori, non lo fare per lui. Bucato il minuto, dentro 18-9 e fuori Kalisnauskas e Vaizunas,
entra Rimkus col numero 18 e Baslik col numero 9. Entrato anche Giannetti per la squadra del Meteor, uscito Carboni. Non è da gestire Baslik, arriva a rimorchio proprio nell'entrato Rimkus, giro palla per Michela Junas, il tiro, il ferro, poi Puste lì su, spalloneggia e appoggia dentro. Dall'altra parte scampone Varga, poi sotto a cercare Giannetti, il gancio si perde nel vuoto. Non è perso dal Metaformia, 18 secondi a disposizione. Riparte la squadra ospite, mentre non riparte il cronometro, praticamente arrivano due punti a tempo fermo. Scampone. Policari va a impattare contro la barriera della Lituania, poi riparte a Stauskas. Termina qui il primo quarto, 19-11, abbastanza equilibrato, potremmo dire così. Il Meta è rimasto in scia della squadra lituana, che comunque non è che abbia forzato i tempi, è andata lì a forzare delle ripartenze la squadra del coach Luzas, anche se alla lunga potrebbe sembrare più forte la squadra lituana, neanche alla lunga, c'è una discreta differenza tra i due team. Spesso e volentieri nel basket Davide può battere Golia. Corrono i secondi del time out prima di iniziare il secondo periodo. Però adesso la panchina di coach Polidori. Si attende solo l'ok per ricominciare a giocare. Entra anche il Metaformia. Inizia adesso il secondo quarto. Kalinauskas, il blocco di Puxte. Tiro di Michela Junas, anzi no, era il numero 18 Rimkus, però non è innescato Michela Junas. Tanto Varga, si perde il pallone. Già ripartito con Kalinauskas, che ha preso il posto di Stauskas in posizione di playmaker. Kalinauskas, il blocco di Puxte, passaggio a liberare ancora un tiro a lungo perimetro da parte di Baslik, bomba e pallone messo dentro. 22-11 Baslik. Tutta un'altra musica quando la suona Kalinauskas in posizione di playmaker. Polidori di qua per scampone, la finta manda a vuoto l'avversario. Varga prova a girarsi, c'è Puxte però che non lascia varchi. Policari, arriva lui a rimorchio, nulla da fare, pallone perso da Michela Junas. Poi Varga punisce, 22-14. Pallone per Michela Junas, anzi Kalinauskas. Michela Junas adesso, ancora Kalinauskas, la tripla a ferro, scampone, può ripartire lui per la squadra di casa.
del Metaformia. Scampone va al tiro, Ferro anticipato, Varga da Rimkus, prende il pallone Rimkus, poi Kalinauskas, vuole il movimento il coach lituano. Kalinauskas fuori per Mikalajunas, Rimkus va al tiro, non ha fare per lui, Mikalajunas ottimo il suo rimbalzo, impatta su Polidori, palla fuori. Cambio, entra Narusvisius, fuori Fuchste. Narusvisius molto più pericoloso di Fuchste, non è alto come Fuchste, ma è un ottimo elemento, un ottimo giocatore questo numero 15. Mobilità e sa giocare sotto le plance, non un pivot classico, ma comunque un giocatore di ottimo movimento, un'ala grande che sa farsi spazio, farsi valere in altezza. C'è ancora qualcosa da segnalare al tavolo. Secondi a disposizione della squadra ospite per attaccare, ma Narusvisius ne fa bastare due per mettere dentro. Parte Scampone, passaggio in avanti per Polidori, poi giro palla per Policari, Scampone per un attimo Arpiona, poi Varga, arriva lui a dar manforte, la barca all'indietro per Scampone. Kalinauskas chiude tutti i varchi, sotto c'è Giannetti, non aveva fare, pallone che si ferma per la giocata che sarà a disposizione per la squadra lituana. Ripartito Kalinauskas, Kalinauskas il tiro a lungo perimetro e ancora un canestro di Baslik, segnò la seconda tripla consecutiva fin qui Baslik. Può ripartire Varga, Scampone, poi Polidori, prova a puntare, tutto è chiuso, va al tiro Polidori, a fare per lui, poi Mikalajunas si perde il pallone, Policari, Scampone, prestazione per lui, Policari cerca la tripla, non va, riparte Kalinauskas, prova a marcare lo Scampone, saluta tutti e due, se ne va, passaggio da dietro, bellissimo il passaggio, non si intende con il compagno, arriva il cambio, dentro Sparagna, dentro Carboni, fuori Polidori e Policari. Parte Scampone, si ha il piazzamento degli avversari, però il Meta non riesce a trovare la via del canestro. Meta che ha messo a segno solo 3 punti in questo secondo quarto, mentre ne ha messi dentro 8 la squadra ospite della Lituania. Kalinauskas, esce Varga su di lui, passaggio per Narusvisius, per poco non gli ruba il pallone Scampone, poi il tentativo di tiro e Narusvisius trova il pallone tra le mani praticamente. Riparte Giannetti, in calma per Scampone, entreranno Zubris e Astrauskas. Sparagna quasi pallavolistico, poi Varga lascia all'indietro per Giannetti, non si intendono i due. Fuori Mikalajunas e Butimas, uscita anche Kalinauskas, è entrato col numero 21 con gli Ancic.
tiro dal lungo perimetro e dentro. Baslick, terza tripla consecutiva. Giannetti, lo stoppone di Goliancic. Baslick, tre triple consecutive fin qui. Salutato la propria panca con il saluto del soldato. Sparagna per Carboni. Scampone, va al tiro scampone. Ferro, si comincia a far pesante il divario tra le due squadre. 32-14, meta che aveva retto nel primo quarto, adesso comincia ad arrancare a Strauskas. Porta a passeggio la sfera Goliancic a Strauskas, ancora Ferro e poi arriva sotto Baslick, mette altri due punti. Poi ripartire scampone, rischia di farsi sanguinosa almeno per questo quarto il bilancio della meta. Meta che è pronto per far entrare Candelora. Pallone per Sparagna, ne è entrato, riparte però la squadra lituana, se ne ribatte ribatti, poi Narusvicius si fa largo, spara di qua per Goliancic. Dimas va a saltare, nulla da fare, stoppato il suo terzo tempo. Passaggio ancora per Candelora, scampone, cerca la tripla Ferro, pallone che arriva comodo a Sparagna. Scampone, Varga sotto per Carboni. Sparagna tutto chiuso, Carboni si gira per Candelora, scampone, va al tiro il Ferro, poi Carboni non riesce ad arrivare su questo pallone, non va a fare per Carboni. Sfera fuori, rientra Puxte, esce fuori Narusvicius. Parte il pallone per la Strauskas. Strauskas la gira per Baslick. Puxte gli ruba il pallone Varga, ma c'è fallo su Puxte. Palla al lato. Il tiro, palla sul Ferro, poi Puxte un attimo aggancia lui a Strauskas, il blocco di Puxte sotto a cercare proprio il giocatore 2,15 m. Liberi per Puxte, allora fuori il numero 9 Baslick. Lascia spazio a Vaizunas. Questo è primo libero. Niente, il Ferro scaccia via il pallone. Seconda possibilità per Fuxte. Dentro il pallone, 35-14. 1 su 2 in questo caso, ma 1 su 4 sul totale. Scampone porta a passeggio la sfera per Sparagna, la fa girare. C'è Carboni che si propone, finisce a tornare sul proprio playmaker. C'è il blocco di Carboni, non sfruttato. Sparagna, il tiro dalla distanza, il Ferro non riesce a segnare però il meta, è fermo. Solo 3 punti in questo quarto. Pallone per Strauskas. Gioca con Butimas. Strauskas, Goliancic, va al tiro Goliancic, dentro il pallone. Scampone, meta che sta pagando dazio, messo dentro quasi 20 punti, 18 punti la squadra ospite della Lituania, mentre Meta ne ha messi dentro solo 3 in questo periodo. Fallo ai danni di Carbone. Carboni dentro Zubris.
fuori il numero 5 a Strauskas. Tanto viene ricordato i tre giocatori che hanno vinto l'Eurolega, infatti Goljančić, Kalinauskas e Strauskas, tre giocatori che hanno già calcato i campi internazionali e portando ottimi risultati a casa. Quindi è anche un onore per i ragazzi locali potersi confrontare con giocatori del genere, giocatori che giocheranno nella propria nazionale di categoria, che giocheranno campionati di tutto rispetto. Varga per Scampone, passaggio fuori Scampone contro Zubris. Varga pallavolistico per Candelora, non si intende, si arrabbia Varga, palla fermata, time out per la Lituania. È un meta fermo, meta che sta vedendo scappare via l'avversario, 37-15, 4 punti realizzati in questo secondo periodo, mentre la squadra ospite sta viaggiando veramente in maniera pesante. Si avvia verso la finale, potremmo dire così, la Lituania. Si torna in campo, ultimi 2 minuti e 15. Zubris, Vaizunas, Goljančić, Pukste e numero 14 Butimas. Zubris e Butimas sotto il tettoio degli APA, che riesce, palla fuori. Adesso è stata la metaformia con Sparagna, serve per Scampone. Scampone porta a passeggio la sfera sotto a cercare Carboni, ma scivola via. Rimessa che sarà per la squadra lituana, parte con Zubris, terzo playmaker di serata, vorremmo dire così, Zubris dopo Strauskas e Narzvisius. Non è fermato, palla al lato, mentre va a dare indicazioni Sluzas. Pallone per Pukste, gli ruba via il pallone Sparagna, ma è fallo da parte del numero 6. Palla che torna al lato per la Bologna, Pukste, tra lui a rimettere in gioco il pallone. Giro palla, il tiro che non va per Vaizunas, poi palla fuori. Gioco molto frammentato in questo periodo. Policari dentro, Candelora fuori. Si parte Scampone. Possesso di palla per lui, playmaker non è che ha così tanti cambi a disposizione con i Lori. Fuori per Scampone, finta, nascosto Varga, servito adesso di qua per Sparagna, Policari, giro palla, bisogna tirare, Scampone mette dentro la tripla, riesce a sbloccare il risultato, 37-18. Riparte Zubris, non trova Varchi, allora va a fare questo terzo tempo che porta a schiacciare il numero 14 Butimas,
Bella la sua schiacciata. Varga sotto le policali, nulla a fare, non aggancia. 38 secondi. Mentre ci sono problemi per Varga, fuori lui, dentro Polidori. Scenderebbe il buio in caso di uscita di Varga. Sta spendendo il giocatore in questo caso. 39-18. Secondi. Zubis sotto a cercare, bellissimo il canestro del numero 14 Butimas. Scampone, porta a passeggio la sfera. 7 secondi, Sparagna, scampone, Carboni, tutto chiuso. Bisogna tirare, Carboni si gira bene, il passaggio a cercare Policari. Scampone, cerca il varco ma termina qui. Non c'è più tempo, quindi finisce anche il secondo periodo. Meta che ha visto scappare gli avversari, 41-18. Praticamente ne ha messi a segno 22 la squadra ospite, mentre ne ha messi dentro 7 solamente il Meta, che paga dazio in questo secondo periodo. A fra poco con il secondo tempo. Tutto pronto per iniziare i successivi. Minuti del terzo quarto che iniziano in questo momento. Pallone giocato dal Metaformia. Varga per scampone Policari. Sparagna va al tiro, nulla da fare per lui. Palla al lato da giocare per il Metaformia. La Varga a giocarla. Palla fuori, rimessa che sarà ancora da giocare a favore della squadra ospite. Astauskas, possesso di palla. Kalinauskas, tiro di Kalinauskas, ferro, poi ritorna sul pallone ancora la squadra lituana. Kalinauskas, passaggio per Narus Visius, si gira bene, tutto libero, può tirare, non va a fare, trova fallo. Palla che sarà segnata al Meta Basketball, che può giocarla adesso con Varga. Sparagna, il passaggio per Carboni, bello per Varga, c'è il fallo su di lui. Varga allora possibilità di mettere due liberi, forzare un po' il punteggio, anche se siamo lontani, un tiro che non va. Dentro un pallone per Varga su due, riparte il gioco, segnati due punti d'ufficio, potremmo dire così. Tavolo deve stare un po' più attento. Astauskas, pallone perso, c'è fallo, c'è stato fatto su Kliukas. Kliukas va alla lunetta per due liberi.
Lucas, primo tiro dentro, seconda possibilità per lui. Due su due, parte il timer, 45-21, passaggio avanti per Varga. Olicari fuori per scampone lungo, questo tiro nulla a fare, non trova la tripla. Riparte Sauskas, vai Zunas, nulla a fare, blocca tutto, ha visto un pallone fuori. È entrato quindi il pallone, rete aperta, quindi il pallone era entrato, non abbiamo potuto vedere in questo caso noi. Varga, Carboni stoppato, c'è fallo su di lui, buon inserimento da parte del Metaformia, messa da giocare per Varga. Allora, sotto per Policari, nulla a fare, non riesce lui a mettere dentro. Vai Zunas, anzi a Stauskas, in avanti, serve però per Varga. Va Varga, passaggio, anzi no, va da solo, non riesce ad appoggiare, pecca di sufficienza in questo caso. Stauskas, poi Kalinauskas, Narvisius mette dentro. 49-21, purtroppo non è tiratissima la gara. Varga è tutto chiuso in mezzo, c'è Sparagna libero, tutto solo, riesce a insaccare. 49-23, bravo Sparagna, si è fatto trovare pronto. Astrauskas, 49-23, 26 punti di gap. Con calma, Narvisius dentro, l'ho detto già in precedenza, un ottimo elemento Narvisius. Ecco, arriva la bomba da 3 di Varga, 51-26. Astrauskas scorcia un po' il meta, anche se la Lituania è praticamente quasi al doppio del punteggio. Strauskas, anzi Kalinauskas mette dentro, in avanti subito in verticale per Carboni. Varga all'indietro per scampone, sotto a cercare Varga, stoppato due volte da Narvisius. Pallone sotto e qui c'è il fallo, sono arrivati scomposti Sparagni e Policari. Fallo di Sparagna, cambio, fuori vai Zunas e Astrauskas. Tornano in campo sia Baslik che numero 18 Rimkus. Tiro dentro da parte di Kliukas, seconda possibilità per lui. Kliukas, 2 su 2 per lui. Parte il tempo per scampone, Varga, taglia per Policari. Il tiro di Carboni dentro. ...55-28... Kalinauskas prova a puntare, deve tornare sui propri passi, il passaggio per la bomba da 3 che non si concretizza, poi il pallone che scappa via. È stato bello il tiro da parte di Kliukas, pronto ad entrare Puxte, fuori Narvisius. Passaggio in profondità per Varga,
scampone taglia per Spadagna, il tiro di Spadagna non trova la retina. Pallone Baslik, Reisnauskas, poi Lucas mette dentro altri due punti, 57-28. Siamo a metà del terzo periodo, scampone, passaggio verso Varga, Cipano Carboni, tiro di scampone dentro, sale a 30 il Metaformia, ma è ancora lontanissimo Litus Litas. Reisnauskas cerca un bacco su di lui, Varga, passaggio che filtra, comunque il tiro di Baslik non va a fare, ha cercato la tripla. Reisnauskas chiama il blocco, preso con Carboni, ancora un blocco per vie centrali, tiro Lucas non va a fare, poi il rimbalzo di Baslik, ma c'è pallone fermato, sfera fuori. Dentro Polidori, fuori Spadagna. Si parte con Policari. Non lo fare, c'è un cambio anche per la squadra ospite. È uscito Kalisnauskas, è entrato Zubis. Scampone per Policari, sotto cercare Carboni, nulla da fare, può ripartire in velocità il Jutas. Lituania che gioca sul velluto, intanto Carboni cerca Policari, ora un passaggio per Scampone, indietro a cercare Varga, passaggio per Barca, poi Polidori, poi Scampone dentro due punti, 57-32, 25 di distacco tra le due formazioni. Zubris cercare il numero 9 Baslik, passaggio sotto, tutto fermo, 57-22, 3:44 da giocare. Zubris, passaggio per Tuxte. Zubris, bello il passaggio, non si concretizza. Palla fuori, rimessa che sarà di Polidori, mette in movimento per Scampone. Policari, Varga, cerca il blocco di Carboni, in mezzo ancora, passaggio per Varga, Policari, svende il varco, il tiro è troppo alto, non va a fare, poi Baslik, passaggio che non si concretizza, sfera fuori, sfera che termina larga fuori, ovviamente non c'è partita. All'inizio del secondo periodo, Polidori con calma, il coach della squadra lituana seduto, Carboni, Policari, Scampone, Varga, Policari, sotto il Polidori, manda vuoto Puxè, Scampone, ancora una bomba da tre. Scampone sta mettendo giù un bel bottino di punti. Puxè poggia su Zubis, però Puxè lunghe leve, giropalla per Lietos, va a fare rimbalzo, la torna, lo dire così, al mittente con Lucas. Zubis svende il pallone, però Zubis chiedeva a gran voce la sfera, numero 9 Baslik, arriva il fischio che blocca tutto, Nicola Jonas e Goliancic in campo, fuori il numero 18 Rimkus e fuori anche Kliukas. Giannetti dentro, Carboni fuori, questa è la mossa di coach Polidori.
parte il cronometro a chiudere questo terzo periodo, l'arbitro blocca tutto perché ha visto il fallo a favore del Metaformia. Scampone gioca un po' col cronometro per recuperare i secondi. Policari larga, tutto chiuso però. Policari è qui, ha letto bene Zubris. Passaggio per il tiro. Goliancic non riesce a insaccare. Poi Policari prova a salutare l'avversario. Pallone che gli scappa via. Riesce in qualche modo a recuperarlo. Poi palla fuori. Rimessa per Policari. C'è un fallo mentre viene richiamato il titolo di gara dall'allenatore Sluzas. Fuori per Giannetti, mette fuori per Vargas. Vargas, tiro di Polidori, non da fare per Varga che aveva servito Polidori. Giannetti recupera un ottimo pallone, tutto chiuso. C'era forse passi, il tiro di Varga non da fare, tutto bloccato. 1:28 da giocare. Saranno liberi per Varga. Primo tiro, palla sul ferro per Varga. Seconda possibilità. Secondo entra. ...57-36... Non è giocato per Goglianci. Zubris chiama il movimento i suoi. Passaggio in avanti, ancora Zubris, è stato Basilica a servirlo. Zubris libera per Goliarci, che il tiro sotto Sparagna prende per un attimo il pallone, poi lo spedisce fuori. Il pallone era già terminato in out. Giannetti rimette per controllo che sarà di Scampone. Va Scampone, il passaggio per Giannetti, tutto chiuso. Invia per Sparagna, per poco Goliacic non riesce a recuperare. Sparagna stoppone da parte di Pusta, poi c'è il fallo da parte di Giannetti. Praticamente si va dall'altra parte, gioco fermo. 57-36, un divario di 21 punti al momento, mentre siamo sotto il minuto. Non sul ferro, non a fare per Nicola Riunas. Non ha impattato su questa semifinale Nicola Riunas. Riesce a mettere dentro 1-2. Pallone per Scampone, uno dei migliori in questa frangente del meta. Sia lui che Varga stanno portando avanti la squadra. Gli altri sono tutti under, possiamo dire così, molto under 18. Goliancic, Zubris, c'è il fallo di Polidori. Zubris, due liberi per cercare di realizzare. Primo pallone dentro, seconda possibilità per lui, una pura formalità potremmo dire così. 2-2 per Zubris, 60-36. Scampone
tampone, scambia con Varga, poi il passaggio dietro, il tiro di Varga, ferro Tuxte in alto di tutti, si prende il pallone, va a partire Zubris con calma, 60-36, 24 punti di stacco Zubris, bisogna tirare però perché finisce il tempo, fuori il pallone messo da Giannetti. Bisogna tirare subito praticamente per la squadra lituana. Tiro, nulla da fare, termina 60-36 il terzo periodo. La cosa buona è che si è svegliato il meta perché praticamente ne ha messi 18 in questo secondo, in questo terzo periodo, ma dall'altra parte i 19 della squadra ospite segna, della squadra lituana segnano un altro parziale chiuso sotto la parte del meta Formia. Adesso dovrà spiegare praticamente solo la formalità dell'ultimo periodo per dire addio alla finale. La squadra lituana non ha neanche dovuto forzare più di tanto fino a questo momento, sarà molto più tirata la prima semifinale, quella tra Itri e Polonia, ovviamente già in fase di presentazione, visto il roster messo giù dal meta non c'erano tantissime speranze per la squadra formiana, non è un record ma proprio a livello delle potenzialità viste in campo, vediamo i campioni dell'Eurolega, non gli ultimi arrivati di fronte, che siano solo tre i giocatori di quel che hanno vinto l'Eurolega, ma sono quelli che andranno a difendere il titolo praticamente. Si parte arriva il punto, parte Scampone, Policari, Sparagna e Varga per il meta, Goljančić, Kalinauskas, Pukste, poi a completare il quadro Vaizunas e il numero 14 Butimas, Goljančić mette dentro 64-36. Scampone in possesso di palla con Policari, palla messa fuori, rimessa che sarà a favore della squadra del meta. Ha giocato su Scampone, tiro di prima intenzione, il ferro Vaizunas, movimento per Goljančić, Kalinauskas cercare Kukste, anticipa in qualche modo Spalagna, che sarà al lato da giocare per la squadra lituana. Giocato il pallone verso Pukste, Kalinauskas riesce in qualche modo a avere la ragione del pallone, Goljančić spista per Vaizunas, il tiro, c'è la tripla di Vaizunas, anzi no, due punti per Vaizunas. 8-24 da giocare, Scampone in possesso di palla, lo attende Goljančić, cerca De Varga, stoppone per Sparagna, però riesce in qualche modo a recuperare Carboni, indietreggiava, non trova la retina, Kalinauskas con calma lo attende Varga, c'è il
tentativo di blocco da Izunas, servito Fuxte, che se non Policari la scampone, scampone, va al tiro, l'arbitro blocca tutto, nulla, ma segna il fallo a Vaizunas. Palla al lato per Sparagna, scampone, serve Varga, in avanti per Policari, subito il pallone in movimento, 7.36, Policari, gioca lui, tiro ferro solamente, poi passaggio verso Kalinauskas, sale su, mette dentro, 68-36, tre cambi per la squadra lituana, pallone giocato per Varga a cercare il scampone, nulla da fare, arrivano i cambi, fuori Goliancic, fuori Fuxte e fuori Kalinauskas, quindi dentro Nausrevicius, poi 5 Ostauskas e il 14 Butimas, Vaizunas, Nausrevicius, Ostauskas, la sua protezione, il pallone, poi scampone, non riesce a mettere dentro, può ripartire la squadra lituana con Rimkus, Nausrevicius, dai, vai pallavolistico, poi vola e mette dentro Butimas, schiaccia dentro il 70° punto contro 36 del meta Sparagna. Carboni, Policari, una pura formalità questi 6 minuti, sotto Carboni, chiuso Butimas, però non stoppone, Nausrevicius, lo scambio, mette dentro a Nausrevicius, 72-36, quindi rischia l'imbarcata il meta adesso, dentro Polidori, Giannetti e Candelora, passaggio a cercare Varga, scampone, Sparagna, sotto per Carboni, tiro di Sparagna, il ferro, Carboni, rimbalzo per lui, si libera di un avversario, non riesce a insaccare, guarda l'indietro del scampone, cerca la tripla dentro il pallone, mano caldo da lunga distanza per scampone, marca Stauskas, scampone, poi il passaggio, cercare Vaizunas, il tiro va a fare Nausrevicius, va a fare per lui, poi Policari, Policari, terzo tempo, serve direttamente a Stauskas, già dall'altra parte attende Carboni, solamente in qualche modo Carboni, ma Vaizunas mette dentro, 74-39, 4.46 da giocare, l'arbitro blocca tutto perché c'è un problema a Carboni, deve uscire dal campo Carboni, tutti in panca per un time out sul 74-39, no, non è tutti in panca, però praticamente poco ci manca, dentro Candelora, Polidori e Giannetti, Giannetti per Polidori, scampone, dai e vai tra i due, ancora scampone, il tiro da lunga distanza, il scampone, il ferro sotto Candelora, si prende rimbalzo, passaggio per Varga, Varga continua a giocare da solo, ma giustamente
stata la chiamata del signor Matteis. Varga è qui, rischia qualcosa, non riesce a prendersi il pallone. Fallo di Giannetti. Palla al lato, riparte Zubis. Va a puntare direttamente il canestro, Zubis mette dentro. Gara che è terminata dalla parecchio ormai, sono solo 4 minuti di scarico a cronometro. Passaggio verso Polidori, sotto nulla a fare, ripartire Zubis. Palla per Kalinauskas, stoppata di Giannetti. Varga mette ancora fuori, 76 a 39, praticamente il meta ha messo dentro solo 3 punti in questi 6 minuti, ancora 2 punti di Limkus. Passaggio verso Varga, Candelora, scampone ancora per Varga. Tutto chiuso, verso scampone, il tiro, il ferro, va a fare, può ripartire la squadra lituana. Ancora un pallone appoggiato dentro, comodo. Scampone, pronti i due cambi, Goleancic e Fuste, se non vado errato. Varga. Bisogna provare il barco, il passaggio verso Polidori, poi tutto fermo perché il pallone è uscito. Goljancic e Pukste fuori, Nikola Jonas e Baslik. 80-39 per la Lietus Ritas. Passaggio di Polidori, poi Stauskas, anzi si tratta di Limkus, si perde il pallone. Zubris, piccolo acciacco per lui. Gara non entusiasmante, potremmo dire così. Zubris, chiude Zubris, in qualche modo recupera Scampone, può ripartire lui. Chiuso, Sparagna, c'è libero Candelora, Polidori non lo cerca, in mezzo a due, a tre avversari, poi Zubis va a volare, mette dentro. Fallo di Sparagna, non so se ha dato i due punti dietro di gara, no. Zubis che aveva a disposizione due tiri per riprendersi veramente il mal torto, il canestro che aveva già segnato. 81-39, 2-0-6 dentro, 2 su 2 per lui. Due minuti, Sparagna. Che si prende il pallone, poi Giannetti ruba la sfera, il gancio non da fare, riparte Zubis con calma, lo segue Giannetti. Zubis punta il numero 23 del meta, tiro da lunga distanza, pallone dentro. 85 a 39, Rimkus. Paragna, Giannetti poi non riesce a mettere dentro. Fuchse, parte Zubis,
con la Pupse in tre a marcarlo. Goliacic si perde il pallone. Giannetti, bucato il minuto. Mai la Litus è la seconda finalista, se la giocherà con il Basket Itri nella giornata di sabato, questa finale del nono Memorial Stravato. Due squadre che non si sono mai incontrate si incontreranno in finale, potremmo dire così. Tiro ancora, riesce Rimpus ad arrotondare, solo una passerella, potremmo dire così, questa per i giocatori. Gara che sta per terminare, Sparagna, l'arbitro blocca tutto, un contatto su Sparagna. Maitra che paga un quarto disastroso, 39, solo 3 punti in questo periodo contro praticamente i 25 della Lituania. 35-39. Un po' di attrito e Polidori qui non becca Puxè, palla fuori, si è spostato Puxè. Polidori voleva fare una bellissima furbata ma non ci è riuscito. Tanto tecnico a Kliukas. Tiro dentro il pallone, stato dato tecnico a Kliukas. Scampone, finisce qui la partita, il Jutas va in finale, sfiderà il Basket Itri, mentre il Meta si ferma in semifinale. Un saluto a tutti voi, ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato la parte tecnica, un saluto a Giuseppe Capuano, ci vediamo venerdì per l'All-Star Game e poi sabato per quella che sarà la finale di questo Memorial Stravato. Per il momento è tutto, grazie.